Nessuno è perfetto, chiaramente nasce dalla battuta, il titolo nasce dalla battuta di A qualcuno piace caldo, ma poi in realtà riflette quello che è il tema del film, nel senso che si guarda ad un'umanità che non cerca la perfezione, come non cerca la normalità, perché nella perfezione e nella normalità esistono. Il progetto in sé è nato probabilmente, principalmente nasce dalla mia collaborazione con Antonio Veneziani, poeta, scrittore e autore di importanti libri inchiesta come I Mignotti, Pornocuore, La Gaia Vecchiaia, da cui avevo tratto il materiale che ha ispirato il mio primo lungometraggio, Altro Mondo. Da lì è nata una collaborazione con Antonio, abbiamo pensato, progettato altri diversi progetti e poi a un certo punto Antonio mi ha parlato di questo libro inchiesta a cui aveva iniziato a lavorare, questa volta come prima I Mignotti era su i prostituti, Pornocuore era sui giovani omosessuali, La Gaia Vecchiaia invece su gli anziani omosessuali italiani. Questa volta il suo nuovo libro inchiesta andava ad indagare, ad intervistare moltissime persone transessuali. In realtà inizialmente ci siamo detti che quella poteva essere un'occasione di raccontare anche qualcosa d'altro, nel senso che era impossibile seguire, nonostante la mia curiosità, seguire Antonio in tutte le sue interviste, anche perché poi moltissimi soggetti accettano di essere intervistati su carta, ma non vogliono metterci la faccia, quindi non vogliono essere ripresi. Però mentre Antonio mi parlava di questo suo lavoro, mi incuriosiva soprattutto, specie quando mi parlava di alcuni soggetti che voleva intervistare, mi incuriosiva quella parte, quella sezione del mondo transessuale con più esperienza, quella che aveva vissuto gli anni precedenti alla legge 164, che è la legge che ha permesso il cambio di identità e via dicendo, che nel 1981 fu una legge all'avanguardia in tutto il mondo. A me interessava raccontare i percorsi di vita invece di persone di una certa età e che quindi hanno accumulato una serie di esperienze, ma del tutto ordinarie, del tutto comuni, perché credo che forse sia lì che si debba lavorare di più, nel senso che si debba raccontare molto più spesso il fatto che stiamo parlando di gente comune, quindi quando si parla di diritti negati, quando si parla di identità negate, si sta parlando non di fenomeni da baraccone, ma di persone del tutto comuni, del proprio dentista, del proprio macellaio, del proprio vescicendolo o della signora della porta accanto, insomma.